Siamo con il presidente della Fragolese, ingegner Massimo Esposito. Presidente, una partita emozionante. Da tanti volti la Fragolese forse paga i troppi errori concessi, fatti, e il San Giorgio ne ha approfittato meglio. Noi non credo che la squadra di San Giorgio sia venuta qua più carica di noi. Abbiamo fatto parecchi errori. Non credo che la nostra squadra abbia meritato la vittoria. Purtroppo il risultato, anche se c'è stata una decisione sul rigore del San Giorgio che secondo me era non da dare, perché non c'era assolutamente fallo, in questi casi certe situazioni sono determinanti, fa parte del gioco. Noi però avevamo, come dire, il dovere di ribaltare questi risultati, di impostare forse la squadra la partita in maniera diversa. E dobbiamo fare i complimenti al San Giorgio perché se la sono giocati alla grande, sono venuti qua con un unico risultato da poter portare a casa e se lo sono portati. A me mi fa solo rammarico perché dopo un'annata così trascorsa sempre quasi al vertice siamo arrivati qui a playoff e credo in una maniera forse non concentrati. Sarà anche che abbiamo giocato per l'ennesima volta la partita a porte chiuse. Una cosa che è vergognosa, è penalizzante per lo sport, per tutto. Non è ammissibile che uno debba giocare partite così importanti senza pubblico, senza niente. Cioè, secondo me fa passare la voglia di fare calcio a tutti. In eccellenza credo che, se faccio il paragone con le società, con le categorie superiori, si è più penalizzati. Qualsiasi cosa succede, anche un minimo lieve, sciocco episodio deve diventare subito il pretesto per fare partite a porte chiuse. Nessuno si prende la responsabilità, nessuno ci tutela, la federazione chiaramente rimanda sempre la scelta è chiaro, sì, alle istituzioni, ma le istituzioni debbono necessariamente fare anche il loro lavoro in queste partite. Voglio dire, i giocatori, i tifosi che siano, ci sono anche altre 2000 persone che volevano venire a vedere la partita in maniera tranquilla e non credo per 3 persone, 5 persone non si possano gestire per permetterci di vedere la partita con il pubblico. Questa decisione appunto è sembrata veramente incredibile, perché la Fragolese ha guadagnato comunque sul campo il secondo posto, però non ne ha potuto usufruire pienamente. A parte il doppio vantaggio, giocare a porte chiuse è stato sicuramente uno svantaggio che invece doveva essere un vantaggio. Io, Tommaso, sono convinto di una cosa, che non è per questo che oggi noi non abbiamo vinto. A me fa solo dispiacere non vedere una partita del genere con il pubblico, però poi i giocatori in campo la partita se la devono giocare loro. E in questa partita noi abbiamo sbagliato parecchio, abbiamo regalato il primo gol, abbiamo avuto una disattenzione nel secondo gol, il terzo gol c'è un rigore dubbio. Quindi ti lascio vedere a te decidere che partita è stata e noi che cosa siamo stati capaci di fare. L'unica amarezza è che dopo tanti sacrifici fatti per arrivare a questo punto sfumo tutto in una partita e io sono molto rammaricato. I complimenti comunque vanno sempre a loro perché giustamente hanno raggiunto l'obiettivo che si sono prefissati. Grazie Presidente. Grazie. Siamo con il Presidente San Giorgio Fico. Presidente, una partita al Cardiopalma, il San Giorgio mostra di avere più carattere e voglia di vincere e porta a casa una finale importante. Molto cardiopatica, sì, perché ci sono stati 120 minuti che l'abbiamo sofferti fino all'ultimo. Stavamo 2-0 in vantaggio, la Fragolese è uscita quello che è, la squadra maschia, hanno saputo giocare in più fino alla fine del secondo tempo, poi ragazzi... ci hanno visto tutti, ci hanno creduto fino in fondo e complimenti sempre a loro. Bella squadra, bella partita e anche un forte complimento alla Fragolese, che hanno fatto un grande campionato. Essendo secondo in classificata vanno anche a loro i complimenti. Forza ragazzi, forza San Giorgio. Siamo con il tecnico del San Giorgio, mister Savio Sanadaro. Mister, una partita al Cardiopalma, la decidono gli episodi, San Giorgio più voglioso di vincere e soprattutto più cinico nel fare 3 gol. Sì, è stata una bella partita, è veramente un peccato queste belle partite giocarle a porte chiuse. Io adesso non voglio mettere il dito nella piaga, però è bruttissimo che questi ragazzi alla fine cercano di arrivare a questi obiettivi per sentirsi un attimino migliori della categoria in cui siamo, poi queste partite vanno fatte a porte chiuse e quindi non vanno date il giusto merito. Però per la partita complimenti ai ragazzi, sono stati straordinari, l'abbiamo interpretata benissimo per come l'abbiamo preparata, con la nostra follia, e alla fine l'abbiamo spuntata. Siamo felicissimi, contenti e soddisfatti. Testa ora al Giro, si affronterà in finale il Savoia. Il San Giorgio può continuare a sognare la sua scalata playoff.
Ma io ho detto ai ragazzi, dirò ai ragazzi quello che ho detto in settimana: dobbiamo uscire dal campo a testa alta. Uscendo dal campo a testa alta potremmo uscire anche con il sorriso. Poi alla fine, se gli avversari saranno più bravi, gli faremo i complimenti, però noi dobbiamo dare tutto di noi stessi, come abbiamo fatto oggi. Poi certe partite è bello giocarle, quindi noi ci siamo. Siamo con il direttore del San Giorgio, Caravecchio. Direttore, una partita scoppiettante, emozionante. Il San Giorgio è più cinico e continua così il suo sogno playoff. Sì, sognare non costa. Sinceramente, ho detto prima, è stata una bellissima partita dal primo minuto. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, senza paura. Hanno voluto noi volevamo la vittoria a tutti i costi per passare il turno, e quindi devo fare complimenti a mister San Natale e ai ragazzi. Ma la Fragolese non è stata da meno, perché in 5 minuti ha trovato subito il pari, e quindi la dimostrazione era che si sono incontrate due grosse squadre e l'abbiamo spuntata noi, e mi fa piacere per noi. E grazie a tutti e buona domenica.